Benvenuti a Gradinata Nord, è una festa di ogni santi che si può festeggiare anche con il Genoa che ha vinto in rimonta 2-1, quanta fatica contro la Reggiana, decidono i gol di Apps nella ripresa e del solito grandissimo Gudmundsson che sistema le cose e il Genoa così avanza agli ottavi, naturalmente dove affronterà la Lazio in gara unica all'Olimpico. Resta naturalmente una prestazione, un primo tempo sottotono con la Reggiana anche meritatamente in vantaggio, ripresa migliore con piano piano l'ingresso di quelli che sono i titolarissimi. Poi parleremo anche di Retegui perché ci sono notizie non positive, salterà sicuramente la partita col Cagliari ma probabilmente anche quella col Verona e vedremo poi che cosa sarà il responso degli accertamenti che verranno ulteriormente fatte nelle giornate che seguiranno gli allenamenti. Intanto presento l'Impact che riguarda proprio la prodezza di Gudmundsson, ancora lui, insomma nel nome di Gudmundsson anche in questa giornata di Coppa Italia entra e dopo pochi minuti segna un gol molto bello, ancora una volta il giocatore islandese. Allora sono pronti anche i nostri amici, i miei opinionisti che ringrazio perché anche di festa si lavora. Allora comincio da Giorgio Guerello, ciao Giorgio, benvenuto. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Buonasera Domenico Ravenna. Buonasera, ciao Giovanni. Buonasera Daniele Singone, buonasera. Buonasera Giovanni, buonasera a tutti. E Andrea Rivellini, buonasera anche a Andrea. Buonasera Giovanni, un saluto a tutti a casa. Allora, Domenico, comincio da te, insomma, sempre lui. A Milano dicono segna sempre lui, sì. Quindi sempre Gudmundsson, meno male. Sì, guarda, oggi è stata una partita, fine del primo tempo, ops. Secondo tempo, ups. E per fortuna supplementari, very good. Cioè è stata una sequenza proprio, abbiamo iniziato in una depressione totale, classica partita di Coppa Italia, svogliati, ritmi compassati, seconde linee assolutamente avulse da una qualsiasi idea di collettivo, che poi il problema è un po' quello, perché insomma mi sembra di scoprire l'acqua calda, se inserisci una seconda linea in un contesto che funziona, in un telaio collaudato, la seconda linea può darti il suo apporto, ma se li metti tutti assieme viene meno il collettivo. Daniele, no? Chiedo a te e poi chiedo anche a Giorgio, la stessa domanda la faccio anche a lui, ha deluso qualcuno, cioè questa occasione che veniva data nel primo tempo a giocatori che hanno giocato meno, dico Cutulu piuttosto che Torsby, piuttosto che qualcun altro, secondo te Gilardino, poi sentiremo le sue dichiarazioni, è contento o forse un po' più deluso? No, secondo me Gilardino è parecchio deluso da quello che ha visto in campo, anche perché i giocatori avevano la possibilità di farsi vedere e magari acquistare fiducia in vista delle prossime partite. Ma alla fine poi la storia è sempre stata la stessa, certi giocatori come Puskas che è un centravanti che sì ok ha colpito di testa, ha beccato la traversa, ok era lì, però alla fine il giocatore centravanti la deve buttare dentro e Kuban stesso che onestamente sta passando un periodo veramente dove non è solo il giocatore che sbaglia il gol ma anche il giocatore che non ci mette più impegno, per non parlare anche di alcuni recuperi che pensavo fossero diciamo in una situazione migliore come Vojacco che onestamente l'ho visto parecchio in sofferenza oggi e è un peccato la difesa perché sbandato, esatto, no? In qualche modo Giorgio si è visto proprio questo assolutamente. Effettivamente diciamo che se vogliamo vedere il fatto positivo abbiamo visto per esempio che Vogliacco non è in grado adesso di essere buttato dentro nonostante che Bani non sarà dalla partita a Cagliari, quindi questo è diciamo l'aspetto positivo di aver visto questa partita, come anche che Leali si è dimostrato ancora un portiere molto valido, come avevamo visto anche nella partita che ha sostituito il titolare. Certo che, quantomeno per rispetto dei tifosi che sono andati allo stadio, un primo tempo così orribile, così diciamo svogliato, dai, non è giusto portarla a casa. Non è solamente la grammezza che può esserci, può starci, è anche la svogliatezza, il non impegno, il prendere sotto gamba una partita di Coppa Italia. Ripeto, un rispetto per i tifosi che sono andati allo stadio ci deve essere. Assolutamente, tanto vi ricordo il numero WhatsApp, questa sera non c'è Francesca Licini che abbiamo dato una settimana di ferie, giusto se lo merita, siamo qui a leggere i vostri messaggi, il numero in sovraimpressione, vedete 347 eccetera eccetera, lo potete leggere. Andrea, è vero che però la vittoria aiuta a cementare il gruppo in qualche modo, insomma quanto era importante comunque vincere questa partita? Sai, la vittoria è la migliore medicina nello sport come nella vita, voglio dire i tre punti in questo caso il passaggio del turno è un toccasana perché comunque l'ambiente ha certamente beneficerà di questa vittoria, pensiamo solo che cosa
avrebbe potuto essere se invece di un risultato positivo ci fosse stato un risultato negativo, no? Quindi voglio dire, il fatto che poi alla fine i titolari abbiano portato a casa questo risultato la dice lunga, perché comunque vuol dire che in questa squadra i titolari non possono prescindere e quelle che sono le seconde linee possono eventualmente entrare cum grano salis, ma non in maniera troppo diciamo importante nell'ambito degli 11 che scendono in campo. Secondo me bisogna fare un distinguo, ci sono dei giocatori che devono essere recuperati, vedi Vogliacco, vedi lo stesso Strootman del primo tempo, sul quale mi piacerebbe poi aprire un piccolissimo focus, perché lo Strootman del primo tempo è qualcosa di diverso dallo Strootman del secondo tempo, e ci sono altri giocatori che invece hanno palesato dei limiti oggettivi. Assolutamente, vediamo anche la pagella, abbiamo fatto un po' le pagelle, tanti hanno giocato, insomma è una sfilza di nomi, non abbiamo inserito Malinowski che pure nel finale col colpo di tacco è andato anche in rete Gudmundsson, è stata la cosa Giorgio più bella forse della partita, no? Poi naturalmente tanto vi faccio leggere i voti, le ali 6.5, Bani 6, 5.5 Vogliacco, abbiamo detto insomma un po' sbandato, anche Maturro non è stato perfetto, qualcosina meglio ne abbiamo visto nel secondo tempo. Ma intanto l'azione del gol hai fatto bene a citarla, perché è stata un'azione di prima sui nostri giocatori che erano entrati nel secondo tempo, quindi tutti i titolari, no, non tutti, ma l'azione è stata condotta dai titolari e conclusa da Gudmundsson nella maniera da Gudmundsson, quindi eccellente. Il Gudmundsson di adesso è insostituibile non solo per il Genoa, ma di anche Dio, per qualunque squadra, assolutamente. Dopodiché anche il primo gol va menzionato, perché è un super gol, e Aps mi dispiace che abbia dovuto stare in campo fino all'ultimo istante, perché questo Aps qua avrebbe potuto essere buttato in campo col Cagliari, io credo che dopo aver fatto anche i supplementari di oggi così non sarà, ed è un peccato. Sei un po' preoccupato il fatto che qualcuno ha giocato oltre quello che avrebbe dovuto giocare, cioè la partita è andata ai supplementari, inutile dirlo, insomma. Ho visto sul discorso del terzino sinistro un ottimo Martin con la Salernitana, e quindi diciamo che abbiamo due ottime alternative. Tu dici che c'è l'alternativa, Efti tra l'altro è infortunato, ma malato, che non ha potuto giocare. Arrivano tanti messaggi, tra l'altro dice comunque qualcuno preoccupatissimo, poi ne parleremo dell'argomento, no, dei Retegui, Messias che sono fuori. Tanti dicono arrivare con le partite che contano senza Retegui e Messias è una sventura, no? Tanti sono un po' preoccupati. Qualcuno dice invece comunque giocatore da B contro una squadra di B, ma la traversa due tiri li ha fatti Puskas, come con Atalanta e Milan, peccato non aver visto Fini, dice Gianfranco. Quindi qualcuno spera ancora in Puskas in qualche modo, no? Che è ancora vivo? Sì, no? Si fanno delle domande, Daniele. Ma io sono dell'idea che sì, va bene, bello, tutto bello, ma poi conta buttarla in porta, conta far gol. E ad ogni modo, guardando la classifica, analizzandola, io avrei dato un mezzo punto in più a Badel, perché comunque è tante volte criticato anche dalla tifoseria per la sua lentezza, non poca magari freschezza, soprattutto per quanto riguarda il andare a pressare il giocatore, però quando è entrato ha dato i tempi che mancavano, infatti a prescindere che i giocatori in campo non erano tutti titolarissimi, però Badel appena è entrato in quei 15 minuti ha dato i tempi giusti, lui fa la differenza, chiaramente. Eppure Daniele l'abbiamo criticato tante volte, è un pretoriano, però, di Girardino, sì, è il suo uomo, diciamo, e oggi abbiamo visto proprio la differenza del centrocampo senza e con riabilitato Giorgio Badel, riabilitato definitivamente, ci siamo resi conto che è un giocatore essenziale. Il Badel è quello che ti dà il ritmo a centrocampo, la tranquillità di avere uno che ti passa la palla, non averlo, come non avere Frendrup, perché abbiamo visto l'importanza di Frendrup in tutte le partite, e anche l'attimo stesso che è entrato è già cambiato il centrocampo. Sono giocatori assolutamente da tenere in palma di mano. Infatti Badel... E devo dire onestamente, quando Frendrup è volato nella panchina avversaria, lui si è arrabbiato giustamente per il rischio che ha corso, ma tutti noi immagino abbiamo preso nella schiena. Tanto lì Portanova poteva evitarsela, perché Portanova poteva evitarsela. Dovremmo dire
qualcosa, perché Portanova è entrato con una garra. Sì, sì, un po' sopra le righe in qualche modo, no? Cioè, sembrava quasi che avesse da... qualche vendettina da... rivalsa da far valere nei confronti. Assolutamente, dai ragazzi, niente polemica, abbiamo passato il turno, ci sta un tempo regalato una Reggiana in palla in campionato, ero sotto con il Cagliari, dice Marco da Casella, però non abbiamo mica... è giusto analizzare le cose che sono andate e le cose che sono andate meno bene. Poi è chiaro che conta Cagliari, questo lo sappiamo. Certo, poi anche lo stesso Strootman comunque è cambiato perché è entrato Badel comunque. Perché se andiamo a vedere anche le partite precedenti dell'anno scorso, anche in Serie B, più di una volta Strootman senza Badel non rendeva e con Badel, entrambi spesso sono volentieri sono complementari, e di conseguenza rende molto di più. No, l'unico problema è che Badel sicuramente denuncia la carta d'identità, una certa lentezza congenita che aveva anche quando aveva 10 anni di meno, e il problema è che non può giocare in un centrocampo a due. Deve giocare in un centrocampo a tre, perché lui e Strootman non vanno bene. Lui, Strootman e Frendrup già va meglio. Devi avere qualcuno che corra per te. Esatto. Perché lui corre col pensiero, ma con le gambe un po' esatto. Assolutamente. Comunque sono tutti contenti per aver passato il turno, giustamente, perché comunque dice con la Lazio abbiamo già vinto in campionato. Perché no? Cioè, crediamoci fino in fondo, insomma. Anche per i calciatori stessi è importante. Al di là del fatto che, come dire, ha un lavoro, però la Coppa Italia, soprattutto quando vai a giocare a Roma, è una vetrina anche per loro, una vetrina per le loro valutazioni, per la possibilità di mettersi in mostra. Se fai una gran partita contro la Lazio, rimane nella testa dei grandi giornali nazionali, quindi secondo me è un'opportunità importante anche per il Genoa. Daniele, tanti elogi ha naturalmente le ali, perché comunque ha tenuto in piedi la baracca c'è qualche minuto. Anche questo è una nota positiva, perché Girardino può contare su due portieri, non uno. Solitamente si dice, no, che la dorsale centrale sono i tre giocatori più importanti di una squadra, quindi portiere, solitamente è chiaro che poi anche qui si aprirebbe un dibattito, però portiere, centrocampo, centrale e centravanti, e averne due buoni sembrerebbe essere buoni, diciamo che è una cosa molto positiva. Assolutamente, scusate, ma Malinowski non c'è in quella pagella dei voti, l'ho detto, non ci stava, ha giocato pochi minuti, devo dire, non ha giocato tanti minuti, però è stato determinato quel tocco di tacco, con quel tocco di classe Woodson, assolutamente. Che nella diretta della televisiva, per quel tocco, cioè dargli un voto su nell'economia di 120 minuti è difficile. Però 7 per quella roba lì se lo merita, questo sì. Così come Ekuban dice, mi sembra un po' troppo il 6 dato a Ekuban. Allora, bisogna essere anche un po' misericordiosi, bisogna anche in qualche modo aiutare questi ragazzi, insomma, abbiamo Ekuban, bisogna anche spingerlo un po'. Il tiro l'ha fatto, neanche malissimo, tutto sommato. Devo dire che Ekuban, a differenza di altre occasioni, sia nella partita appena terminata con la Reggiana, sia nello spezzone di partita che ha fatto con la Salernitana, ha denunciato una certa svogliatezza che non è proprio delle sue cose. L'abbiamo notato. E questo, secondo me, è da imputarglielo, perché capisco le carenze tecniche. Però dal punto di vista assolutamente, no? Abbiamo notato anche noi, Giorgio, un Ekuban a volte un po' così. Non ci crede forse neanche più lui, non lo so. Sì, cioè, bisogna analizzare anche tanti aspetti, perché già il fatto di non giocare con continuità, anche quello non è che è sempre facile entrare. Sì, però occasioni ne ha avute, tra l'altro. Però ci dava, arrivava sempre. Ha messo un po' più di grinta, ma secondo me tra l'altro c'è da dire anche questo, che Girardino fino a oggi nella gerarchia l'ha messo prima di Puskas. Giorgio, Giorgio, poi andiamo in pubblicità. Io credo che a Cagliari Ekuban sarà il titolare, perché Puskas tra l'altro è andato fino in fondo a quella della partita. Non so se sia benissimo questo, perché Puskas è più centravanti, si diceva prima, e dato che qualche occasione l'avremo, anche se abbiamo Martin tra l'altro che fa dei bei cross, uno che ci dà di testa bene, e Puskas ci dà di testa bene anche oggi, l'abbiamo visto. Assolutamente potrebbe sì. Un'arma un po' più incisiva. Allora, perché... prima di andare in pubblicità dobbiamo salutare Gabriele, dice mi salutate, sempre Forza Genoa, Gudunson sempre a rete. Ciao Gabriele, ti abbiamo salutato, pubblicità, state con noi, fra pochissimo.
Eccoci qui con Granata Nord, proseguono, stanno arrivando tanti messaggi, ci speriamo che non si faccia mai male a nessuno dei titolari, perché se no la vedo brutta. Alberto del Genoa Club Carige, che salutiamo naturalmente e ringraziamo. Mi date ancora l'impact di Gudmundsson, perché insomma non abbiamo più parole, aggettivi, è difficile definire, siamo diventati il very good, oh my good, abbiamo detto qualunque cosa, speriamo che metterlo sotto una teca forse, bisognerebbe riservargli qualche... Perché con i chiari di Luna legati agli altri due giocatori di talento che giocano davanti, questo lo dobbiamo preservare perché fino alla fine, assolutamente. Cristallo. Però dobbiamo parlare poi anche di Retegui, di Messias, questi infortunati che fanno molto preoccupare, perché insomma naturalmente è importantissimo recuperare questi giocatori che sono fuori, che sono utilissimi. Andiamo da Franco Manzitti intanto, che è collegato con noi via Skype, lo saluto e lo ringrazio, anche questa giornata di festa è vicino a noi, non so se è contento, se è mezzo deluso, se va bene così, e poi parleremo anche di Retegui. Franco, va bene anche un po' di sofferenza per vincere in Coppa Italia? Va? Salute a tutti, no, io non sono né contento né deluso. Io non amo molto questa Coppa Italia, ve lo confesso. Sì. Sembra una formula sbagliata che privilegia solo le grandi squadre, come qualcosa che si deve fare per forza, che serve, perché serve al Genoa, oggi è servito a verificare delle quasi certezze che avevamo, come l'assoluta mancanza di una punta che sostituisca Retegui, come la necessità assoluta di avere in campo giocatori come Badel e Frendrup, con il loro ingresso la partita è cambiata, serve a questo, però insomma è un po' un peccato. Io sogno una Coppa Italia come quella inglese, dove possono giocare tutti, giocarsela tutti, e non costruita per mandare nelle fasi finali le solite squadre forti che poi dopo, se non vanno bene in campionato, hanno una specie certo. Quindi quella Coppa Italia è una ruota di scorta per le grandi, lo scrive anche Luca in un nostro montaggio, quello che hai detto tu, insomma. È chiaro che magari giocare un doppio confronto con la Lazio, una volta all'Olimpico, una volta a Marassi, cambierebbe tutto, no? Non c'è dubbio. Sarebbe molto... Una volta era così e aveva un senso. Adesso siamo appesi a questa formula, una partita che sempre capita con la squadra più forte a casa sua, perché un Lazio, un Genoa Lazio sarebbe un'altra cosa con 30.000 genoani a tifare, e anche questo mi sembra un'ingiustizia. Comunque, voglio dire, è così e la subiamo in questo modo. Per il resto, allora, la partita... Prego. Per il resto la partita condivido tutto quello che è stato detto. E ci ha confermato quello che sapevamo, però. Assolutamente. Adesso butto lì un altro argomento, perché è figlio di quello che tu hai detto e ne abbiamo un po' accennato. Mi date un attimo l'impasse su Retegui, perché purtroppo c'è un altro stop, no? Un ennesimo stop. Ci siamo un po' spaventati l'altra volta, però sembrava tutto passato, in qualche modo al limite rinunciare alla partita col Cagliari, però non vedere. Invece si parla di uno stop anche col Verona, lo stesso Gilardino oggi in sala stampa ha detto vediamo, insomma si vive la giornata, però insomma credo che non ci siano tantissime speranze per averlo oltre, speriamo che si fermi lì naturalmente, perché guai sarebbe un problema. Questo, tanti messaggi dicono speriamo che la società si renda conto che non si può andare avanti con Ekuban, con Puskas. Giorgio, lo chiedo a te, però lo chiedo a tutti, poi anche a Franco, proprio un giro veloce, pensi che sarà da intervenire lì davanti, perché è impossibile? Ma questo assolutamente sì, anche perché effettivamente non abbiamo una ruota di scorta adeguata alla Serie A, forse neanche alla Serie B, ma alla Serie A di sicuro no. E noi abbiamo visto anche l'attimo che c'era Retegui, è arrivata la palla, ha avuto un gesto atletico spaziale, si è girato e ha preso il pallo. Quindi la capacità dell'uomo è determinante, al di là del gioco di squadra che tu dici puoi andare anche con un altro centravanti. L'intuitus personae in questo caso è assolutamente da tenere presente, quindi anche da prendere un giocatore che possa fare il titolare, nel caso nefasto che il nostro giocatore titolare numero uno, cioè Retegui, possa avere delle complicazioni vere. Siete positivi sul fatto che arriverà qualcheduno? Tra l'altro sicuramente a gennaio arriverà sicuramente qualcuno, io penso che sia necessario in tutto e per tutto. Qui non ci vuole un vice Retegui, ci vuole una prima punta. Ci vuole una prima punta, anche perché Retegui, non dimentichiamo che ha giocato continuamente, non ha mai avuto un attimo di sosta, però non è detto che il giocatore quando rientra in campo subito anche in forma
per quanto sia fuori classe, però c'è da dire che è importante averlo, perché anche psicologicamente la squadra avversaria lo marca in maniera diversa un Retegui da un Ecuban, stanno più indietro, quindi automaticamente si portano meno in avanti e di conseguenza il giro riesce anche a essere un po' più lungo e essere più pericoloso, quindi c'ho tanti aspetti che aiutano la partita di Retegui. Sono d'accordo con te, Andrea? Io penso che la società fosse ben consapevole del fatto di dover prendere un vice Retegui, tant'è vero che già sul finire del mercato di agosto avevano tentato, purtroppo senza successo, di andare a prendere Pellegri del Torino. Io confido che appena ci sarà la finestra aperta non si lasciano sfuggire la possibilità di acquistarlo subito, perché già comprarlo all'inizio del mercato e non alla fine del mercato di gennaio farebbe un po' la differenza. Assolutamente, assolutamente sì. Ci chiedono se Vogliacco e Bani hanno avuto una ricaduta. No, crampi, ufficialmente sono solo crampi, quindi questo è Bani positivo. Un affaticamento Bani, mentre, sì, mentre Vogliacco... Però essendo squalificato col Cagliari, Bani può recuperare con calma, non c'è fretta. Comunque non è da sottovalutare il fatto che ci manca Messias, perché Messias ecco, bravo, era un uomo determinante nel nostro gioco offensivo. E secondo me il fatto che di Messias non si hanno notizie certe è preoccupante, perché, come dire, di Retegui abbiamo il controllo, quello che è, quello sì, che è. Messias però non se ne sa nulla. Lo stesso caso a Retegui dal punto di vista sanitario non è che lo stanno trattando in maniera... C'è molto silenzio. Silenzio, no, ma sai cosa c'è? C'è questa reiterata assicurazione verso la tifoseria che non c'è nulla di grave. Sta benissimo, abbiamo fatto gli accertamenti, il ginocchio è sano, non c'è nessuna cosa. Però i tempi si allungano sine die. Questo è vero. Fammi andare tanto ringrazio la regia che manda sempre immagini di Retegui importanti. Anche Messias, Franco, insomma, due giocatori che dovevano essere due eccellenze di questa squadra, l'abbiamo intravista nella partita con la Roma, poi purtroppo per questi incidenti non l'abbiamo più rivisti. C'è grande rammarico per questo, ma bisogna intervenire adesso. Ma certo, io sono convinto che interverranno, anche perché lo hanno detto, che la squadra a gennaio va comunque rinforzata. E come ho detto l'altra volta, secondo me non basta una punta da prendere, ce ne vogliono due in questa situazione per un campionato di Serie A. Sì. Io mi auguro che queste operazioni vengano fatte e mi auguro che Ecuban e Puskas, con tutta la riconoscenza che si può avere per loro, non li vediamo più. Sono giocatori di Serie B. Io l'anno scorso avevo anche qualche dubbio che fossero sufficienti per la Serie B, ma non sono un tecnico, non sono un esperto, quindi forse esageravo. Però la necessità di rinforzare con questa fragilità, che non è ben definita né quella di Messias né purtroppo quella di Retegui, al di là del fatto che gioca da quasi un anno ininterrottamente. Per cui i rinforzi ci vogliono. Abbiamo visto che la panchina è fondamentale, l'abbiamo visto nel primo tempo in maniera clamorosa, perché alcune altre sentenze che sono uscite da questa Coppa Italia, come per esempio l'insufficienza di Galdames, sono passaggi essenziali, secondo assolutamente me. Assolutamente, anche oggi Galdames è il rinforzo della squadra. Assolutamente, non so, magari Gilardino, che vedo in forma quando c'è le conferenze, lo vedo in formissima, tirato a lucido, un quarto d'ora secondo me potrebbe mettersi a disposizione, potrebbe fare Gilardino, perché potrebbe fare l'allenatore giocatore, ecco, potrebbe essere sicuramente. Qui arrivano tanti nomi, Solbakken per esempio, dice qualcuno. Solbakken è un giocatore, insomma, abbiamo visto contro la Roma l'anno scorso, insomma, un giocatore importante. Forse, visto che c'è Sports dietro, magari qualche nordico arriva, potrebbe essere un'idea. C'è anche qualcosa in Italia, magari poco utilizzato, È difficile trovare in Italia, non è che ci sia tantissimo. Ma a me viene in mente un nome, Mulattieri, nel Sassuolo. Ha avuto un incidente, anche lui aveva avuto sì, purtroppo. Io penso che ci voglia un giocatore pronto, che abbia una conoscenza del nostro campionato e che possa essere alla bisogna, perché qua stiamo vedendo che ce n'è di bisogno, veramente pronto, perché non abbiamo il tempo per farlo ambientare, no? Quindi se bisogna andare su un usato sicuro. Sì. Assolutamente, ricordiamo ragazzi che le partite che aspettano il Genoa, caro Giorgio, le prossime sono Cagliari, Verona in casa, Frosinone fuori e Empoli in casa. È
un poker di gare. Abbiamo iniziato bene battendo la Salernitana. Ma guarda, però ti posso dire che è lo snodo del campionato. Sono contento che il Cagliari abbia vinto, perché almeno non è assatanatissimo come sarebbe stato se non avesse vinto. Come tradizione arriva al Genoa e tutti in campo. Sto attaccando ogni tipo di cosa su questi avversari, perché sono quelli determinanti. Il nostro campionato si determina con i risultati di questo gruppo di partite. E quindi 5 partite sono determinate. È un peccato, è veramente dispiace non affrontarle con la squadra. Senza completa. Andare nel paradosso, ma secondo me il ciclo facile l'abbiamo finito con Roma, Milan, il ciclo di ferro è questo qui. Perché quei punti li devi fare sul serio. Hai ragione, ci manda giustamente la classifica. Armando dice Di Pegli parla di mulattieri anche lui. Vedi, c'è Armando Di Pegli che lo dice. Franco, queste 4 partite che abbiamo dato un po' tutti, no? Come dopo Salernitana, beh, insomma, non dico una passeggiata, ma sarà semplice. Adesso anche con le mancanze di questi giocatori diventano... Anch'io sono d'accordo. Io ho sempre pensato che questo fosse il vero ciclo che dobbiamo superare facendo più punti possibile. Perché quelle di prima erano partite che potevano servire a costruire una squadra sapendo di rischiare molto nel risultato. Adesso la squadra l'abbiamo costruita purtroppo con il deficit degli infortuni, però dobbiamo realizzare i risultati ed è questo il passaggio centrale del campionato, il passaggio che probabilmente ci dirà a che punto siamo. Se tutto funzionasse possiamo veramente, affrontando bene queste partite, giocarci una parte più centrale, poi finale del campionato, da una posizione di rispetto, diciamo così, per dire che non è sufficiente definire una posizione tranquilla, più che tranquilla. Beh, se abbiamo Cagliari, Verona, Frosinone e Empoli sono 4 partite, è veramente un poker pazzesco, Franco, insomma è chiaro che... appunto. Però posso dirvi, secondo me quello che esce da questa partita anche di Coppa Italia oggi, Gilardino l'ha saputa comunque gestire, si aspettava forse qualcosa di più dall'inizio, eccetera. Però tanto ha vinto, cioè, e vincere ha ragione, fa sempre bene, aiuta, è importante. Quindi è un altro messaggio di autostima che arriva alla squadra, no Andrea? Credo che sia importante quello. È fuori di dubbio che aver capitalizzato e portato a casa il risultato sia determinante, perché in altre occasioni la Coppa Italia per noi è stata foriera di delusioni importanti, no? Oggi bene o male abbiamo giocato con una squadra di Serie B che comunque sta facendo un buon campionato. Abbiamo vinto con fatica, ma intanto abbiamo vinto, e quindi mettila lì intanto, assolutamente, no? Sì, io per un attimo ho visto l'incubo, hai visto anche te l'incubo di Alessandria, Grosseto, Entella, troppe negative. E comunque giusto l'aver vinto, giusto aver visto che Gilardino, quando vedeva che non si vinceva, ha messo dentro i grossi calibri dimostrando di tenerci a vincere. Terzo, non si è fatto male nessuno, salvo i crampi o quello che è, ma comunque nessuno dei titolari importanti ha avuto alcunché. E questo non è male. Il percorso classico, secondo me, alla fine del primo tempo, immaginavamo già questo tipo di percorso. Finiamo, che magari pareggiamo, facciamo tutti i tempi supplementari, poi facciamo i rigori e sbagliamo il rigore decisivo. Questo era nelle nostre corde. Vi ricordate la Padula quando sbagliò quel rigore clamoroso? Sì, la Padula. Allora Franco, rimani lì un attimo, perché comincio da te fra pochissimo, perché vi posso assicurare, stanno arrivando una marea di messaggi su Coda, tanto rimpianto per Coda, qualcuno dice andiamocelo a riprendere. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Eccoci qui. Allora, tanto qualcuno dice Messias, purtroppo non lo vedremo più, insomma qualcuno è un po' pessimista, qualcuno parla di Sanabria, ma molti parlano di Coda. Franco, Coda, sappiamo insomma che lui forse sarebbe rimasto anche ad aspettare la sua possibilità, poi però ha capito che forse la società voleva togliersi anche un po' un ingaggio in parte importante. Lui comunque voleva giocare, in un'intervista, non so, un settimanale, mi pare abbia detto: ho un'età tale, però non sono ancora un ferro vecchio, voglio giocare, io giocherò fino a 50 anni. Si poteva gestire diversamente, si poteva convincere, col senno del poi, che non è mai facile. No, secondo me no. Coda
grande riconoscenza per il gol che ha fatto l'anno scorso, però è un giocatore che ha nel campionato di Serie B il suo habitat naturale. Capisco che avrebbe voluto coronare una carriera più che dignitosa, più certo, che apprezzabile, giocando il massimo campionato, ma non credo che sia la soluzione per il Genoa, per il gioco che faceva. Una parte del gioco che faceva non è colpa sua, ma è colpa dell'allenatore precedente. Sappiamo bene come ha distrutto prima, sì, Destro e poi lui. Non credo che questa sia la soluzione per avere davanti delle punte che possano supplire alle assenze o anche rinforzare l'organico quando le assenze non ci sono più. Ci vuole un tipo di giocatore diverso. Vi leggo le immagini di Gilardino, perché Gilardino ha parlato in particolare anche sui due infortunati, così chi non le ha lette sul nostro sito ve le riferisco. Messias continua il suo lavoro, ha detto Gilardino, per cercare di essere disponibile il prima possibile, Giorgio. Non so dare una data precisa. Retegui non ci sarà a Cagliari, non credo nemmeno con il Verona. Se il dolore si dovesse attenuare, ci dovesse essere possibilità, lo vedremo giorno dopo giorno, ad oggi è così. Quindi, insomma, però scusa Giovanni, andiamo a vedere più avanti. Allora, tanto grazie Gilardino che almeno ci ha dato qualche notizia un po' più puntuale, sì, l'unica rispetto cosa che a dire boh, si sta curando, no, scusa, sì, però continuano a darci delle notizie più precise, però noi sentiamo parlare solo di dolore, io però una diagnosi non l'ho sentita e questo mi inquieta un po'. Cosa vuol dire dolore? Cosa c'è dietro al dolore a un ginocchio? Loro qualche giorno fa, Franco, qualche giorno fa hanno detto che la risonanza, parliamoci chiaro, non ha visto nulla, cioè non ci sono lesioni. Quindi è un impegno verso la gente a dire che non c'è lesioni. No, Franco, un secondo. Sì. Franco. No, però voglio dire, non ci sono lesioni, allora cos'è? Una contusione che non si riassorbe? Perché sappiamo quanto sia delicato. Si parla di una piccola distorsione, per esempio, anche, no? La distorsione non è una spiegazione molto dettagliata. Coi tempi che corrono e coi sistemi che ci sono, ci si potrebbe aspettare una spiegazione più precisa. Perché, insomma, se un giocatore incomincia a saltare una, due, tre, quattro partite, allora non è un dolore. Messias che Messias non è più rientrato, c'è stato un peggioramento sicuro della situazione. Vi chiedo grandi collegamenti proprio al volo. Giorgio, poi Andrea. No, il significato di quello che ho detto, cioè che almeno ci ha detto che non giocherà, è una cosa di correttezza, perché sennò tutte aspettavamo domenica di vedere la formazione, la volta dopo ancora. Quindi tanto una forma di serietà, quella lì. Certo che il Genoa ha una tradizione di gente che va in infermeria per un breve periodo e poi scompaiono nel nulla. Certo. E quindi effettivamente quello che dice Manzetti è vero, avere una diagnostica anche conosciuta aiuta a avere un'idea. Assolutamente sì, Retegui è una distorsione, lo abbiamo detto, perché sta arrivando i messaggi, lo sappiamo. Io penso che sia, che dovrebbe essere, correttezza vuole, che nella comunicazione la diagnosi fosse più puntuale, perché lasciare nel vago lascia presagire situazioni non positive. Perché non ce lo vogliono dire? Perché la situazione è più grave di quello che si immagina o che si vuole fare veicolare nel mondo in cui viviamo, dove la comunicazione è tutto, essere opachi nel comunicare lascia presagire che ci sia purtroppo qualcosa di un po' più pesante. Sì, c'è anche da dire che la mia domanda è un'altra, anche averlo impiegato contro la Salernitana è stato un bene o un male, perché chiaramente quando è entrato in campo tutti eravamo contenti, c'è Retegui, ha dimostrato poi con quel tiro di essere il centravanti vero, che vede la porta grandissima, che sa come muoversi, però probabilmente chissà che magari anche in quella partita c'è stata una troppa voglia di inserirlo immediatamente per poi appunto perderlo adesso nelle partite che contano ancora di più. Se qualcuno lo dice, no Domenico, che potrebbe essere forse col senno del poi a dire forse se non lo avessimo fatto giocare sarebbe stato meglio. Certo, però tornando al discorso di fondo, al nocciolo della questione, qui siamo in mancanza di una diagnosi, no? Si dice il ginocchio è sano, non ci sono lesioni, però vediamo. Se ci fosse una diagnosi non ci sarebbe questo corrispondente sine die. Perché con la diagnosi, due settimane, un mese, due mesi, quel che è,
Invece non c'è la diagnosi, allora si ricorda lo stesso Gerardino. Ma non c'è? Vabbè, o non ce la dicono? Non ce la vogliono dire. Beh, però nel frattempo la certezza che non ci danno nessuna certezza dei tempi, però, perché probabilmente non ce lo vogliono dire. Giorgio? Non lo so. Mi riferivo a quello che hai letto di quel telespettatore che dice ma forse ha fatto male a farlo giocare. Ma l'ha fatto giocare il nostro allenatore perché sa che non abbiamo alternativa, certo, cioè lui sapendo l'importanza della partita con la Salernitana, guardando la panchina cosa gli proponeva, ha detto senti me la rischio un po', beh, ma è troppo importante. Io lo capisco che se lui non sia giocato con la Salernitana perché è una partita fondamentale, tre punti fondamentali. Avesse avuto in panchina un'alternativa valida, mica rischiava Retegui, quindi Gerardino assolutamente. Franco, c'è però un elemento che ha avuto un incidente l'anno scorso terribile, Aps. E invece lo ritroviamo che è un giocatore importante, ha fatto bene sia in A che in B, insomma è anche in Coppa Italia. Io mi ricordo Aps prima dell'infortunio dell'anno scorso, aveva giocato pochissimo, però aveva dato un'impressione molto forte. È chiaro che dopo quel tipo di incidente la ripresa è lunga, piena di problemi, e finalmente adesso l'abbiamo, forse oggi per la prima volta, compreso questo gol stupendo che ha fatto, lo vediamo in tutta la sua capacità, in tutta la sua possibilità. Questo è un buon acquisto. Assolutamente. Davide, sempre sulle distorsioni, dice però scusate, qua si parla di medicina, non è tutto bianco o nero, le cose vanno valutate giorno per giorno. Avere una diagnosi cosa significa? Distorsione è già una diagnosi, e l'abbiamo detto che la diagnosi era la cosa. Certo è che vivere giorno per giorno... fa stare un po' sulle spine tutti. La diagnosi comporterebbe anche i tempi di recupero. Sì, certo. Anche dei tempi di recupero. Quantomeno auspicati. Ho sempre sentito poi dire 3 settimane, 4 settimane, 5 settimane. Invece qua si vaga nel... Sì, Franco? Quella fasciatura anni 50 con cui ha giocato dopo la botta con la Salernitana. Ma mi ha inquietato un po'. Voleva dire... Cosa voleva dire? Che si poteva proteggere un dolore o che si rischiava di più di quello che si sarebbe potuto. Un significato ce l'aveva. Ma poi tra il primo e il secondo tempo, cioè lui esce ma rientra in panchina e si vede tutto il secondo tempo dalla panchina con una certa serenità. Serenità, quindi sì. non lasciava presagire chissà quale, diciamo, si trovava le mani in faccia disperato, ecco, insomma. Quindi è veramente difficile comprendere che cosa ci sia sotto. No, veramente, questo è pazzesco. Senti, Franco, ancora un paio di una domanda, poi ti lascio andare, per poi finiremo con le conclusioni noi. A Cagliari qualcuno dice ci vuole una partita molto difensiva e Genoa la sa fare. Sei d'accordo? Bene, io credo che Gilardino non abbia nelle sue corde una partita totalmente difensiva. Gioca in un altro modo. Il Cagliari è pericoloso perché ha tante punte, quelle che non abbiamo noi, e ha tante carte da giocare anche all'ultimo momento, come abbiamo visto tra l'altro con grande dolore, perché Pavoletti ce lo ricordiamo bene, lo abbiamo amato tanto. Per cui non credo che dovrà fare una partita solo fortemente difensiva. Dipenderà da chi deciderà di mettere in campo, e abbiamo il problema di cui stavamo discutendo adesso. Assolutamente. Davanti, Giorgio? Però, io non sono per nulla d'accordo di provare una partita difensiva, al di là che ce l'abbia nelle corde o no Gilardino. Secondo me a Cagliari il Genoa deve provare a fare la partita, perché abbiamo visto in questo pezzo di campionato che quando mira lo 0-0, diciamo così, poi alla fin fine il goletto esce, perché siamo in Serie A. La capacità dei singoli di tirare fuori dal cappello un colpo c'è sempre, per cui io credo che dobbiamo fare la nostra partita, perché è più facile eventualmente poi pareggiare, secondo me. Sono un'aggiunta, che il Cagliari ha dimostrato in questa spezzone di campionato, che è già abbastanza come dire, indicativo, che il loro reparto più debole è la difesa, su questo non c'è dubbio, tre gol con quello più forte l'attacco, la Salernitana,
E quindi vabbè, però, dire... però Franco disse giustamente, però in attacco ha fatto 4 gol, non è male. Vabbè, non c'è dubbio. Però se tu fai una partita difensiva dai possibilità al loro attacco, sì, di essere ancora più incisivi. Mi preoccupa parecchio la mancanza di Bani, perché a mio avviso con Bani la difesa ha trovato una quadratura perfetta. Bani sta facendo una stagione pazzesca. Quindi la fa le alte. Dragusin dà ampie garanzie. Dragusin e Bani insieme. E devo dire che ha fatto vedere... Io la questione che porrei per la partita di domenica è: ma vedremo Ekuban o Puskas, o invece farà giocare Malinowski un po' più avanti e rinforzerà il centro? Ne parliamo dopo la pubblicità. Tanto vado a salutare e ringraziare ancora una volta Franco Manziti, grazie, che ci dà sempre una grande mano quando grazie si parla del Genoa. Grazie Franco, a voi. Buon lavoro. Vi ricordo adesso, andiamo in regia, poi il gran finale di Gradiente Nord. Vi ricordo che domani noi saremo in diretta dalle 8 per affrontare le problematiche legate all'ennesima allerta arancione nella nostra regione. Ciao Franco, nostra regione, soprattutto nel Levante, naturalmente. Quindi domani mattina dalle 8, sempre anche sul sito primocanale.it. State ancora con noi sul Mondo Rosso Blu. Allora, Andrea Rivellini prima diceva, insomma, io farei giocare Malinowski un po' più avanti, parliamoci chiaro. È una tesi, Giorgio, Domenico, condivisibile? Tanto questo giocatore sta entrando in forma e sta giocando bene, a parte che gli ultimi due gol di Albert sono sui suoi passaggi, sì, quindi comincia a essere determinante veramente e praticamente. Io credo che un po' di un altro centravanti permette a Gudmundsson di avere più libertà. Nel senso che è vero, quelli che abbiamo come riserve non sono granché, però si concentrerebbero su Albert un po' troppo. Dopodiché, effettivamente, una soluzione diversa rispetto. Se giochi fuori casa, te lo puoi forse permettere. Capisco che giocare a Marassi così stride, ma un Malinowski liberato da compiti di regia, perché non dimentichiamoci che in assenza di Badeli ha dovuto un po' cantare e portare la croce e anche cantare. Questo è verissimo. Qua potrebbe essere un po' liberato da compiti di regia, perché Badeli giocherà certamente, spostato un po' in avanti potrebbe dare quel supporto che è vero, secondo me Albert con un centravanti a fianco rende 10 volte di più e quindi è fuori di dubbio, però l'alternativa è avere un Ekuban o un Puskas con il quale non c'è, parlano due lingue diverse. Tanto più che se vai proprio a vedere la panchina fino in fondo, anzi oltre, c'è i Fini. Ma ragazzi, Fini è un 2007. A 16 anni. Ora, d'accordo che nella prima guerra mondiale hanno chiamato i ragazzi del 99 dopo Caporetto, però francamente non siamo a questa emergenza bellica. Assolutamente. Lasciamolo povero ragazzo, lasciamolo svezzare. Comunque ha ragione quello che diceva Andrea Daniele, perché Malinowski adesso lo puoi liberare un po' più avanti. Pensa che in conferenza stampa l'altro giorno, tra quini spenti, poi ha detto: io mi aspetto da Malinowski adesso il cambio di passo, il cambio di qualità, perché lui ha le possibilità di darci una mano forte. Ah, concordo pienamente, perché è un giocatore che si è ritrovato, può veramente anche lui fare la differenza. Bisogna capire però come la legge Girardino, perché guardando un po' le partite precedenti, Girardino solitamente divide anche le partite in due parti, primo tempo e secondo tempo, quindi potrebbe anche impiegare il Puskas della situazione o comunque l'Ekuban, il centravanti puro, diciamo così, per il primo tempo per farli un po', come dire, stancare, eccetera, per poi eventualmente in un secondo tempo azzardare la mossa Malinowski più da avvicinarsi, diciamo, più a Gudmundsson. Quindi bisogna capire un po' lui, certamente da tifoso vedrai anch'io la stessa idea che appunto a Rivellini, quella appunto di mettere Malinowski vicino a Gudmundsson, anche perché avvicinandolo più alla porta puoi sfruttare la sua caratteristica principale, che è il tiro, che ancora non l'abbiamo ancora visto. È uno che ha fatto gol da tutte le parti. Ha fatto gol da tutte le parti, è stato decisivo più volte anche con l'Atalanta. Dobbiamo chiamare il tiro di Malinowski. Peccato oggi, quando abbiamo avuto la punizione, abbiamo mai punizioni, la tirata a Galdames, voglio dire, avessimo avuto in campo potevamo scaldargli il piede, vedere il piede via via. Ha tentato un tiro da fuori, ma francamente il risultato è stato molto deludente. Sì. Tant'è vero che il commentatore ha persino detto non è all'altezza della sua tradizione balistica, perché l'ha ciabattato. L'ha ciabattata fuori, assolutamente. Qualcuno dice ho tanta paura di Lapadula.
Cioè abbiamo l'incubo degli ex. Non so se giocherà. No, credo che no. Non so se era in panchina, però. Era in panchina l'altra volta. Nandez è fuori, credo, no? Ha avuto un infortunio abbastanza forte. Perché anche lo stesso Pavoletti lo usano col bilancino del farmacista, perché ha poca autonomia. Esatto. È che di testa, sai, se gli dai il pallone. Noi abbiamo un Dragusin che. Meno male. Meno Tra l'altro, Dragusin quest'anno non è ancora stato ammonito. Voglio dire, sta facendo un campionato pazzesco, con doti fisiche e di anticipo assolutamente enormi. Mi date ancora la classifica che abbiamo visto già prima. Ringrazio Filippo Rossi in regia, ci può vedere la classifica. Daniele. Una classifica che, insomma, per tutto il calendario che abbiamo avuto e gli accidenti che ci sono arrivati, si poteva sottoscrivere, no? È chiaro che, non so, l'altra volta abbiamo giocato, l'altro giorno l'unico che diceva che avremmo vinto ero io, forse anche te l'hai detto. Eravamo noi due, gli altri erano un po' di conserva, c'era un po' di dico. Quanti punti nelle prossime due con Cagliari e Verona, che sarà una battaglia fisica con Verona? Io metterei la firma per tre punti almeno su due. Vincere una delle due, Peccato, ripeto, ribadisco, ma ormai lo stiamo dicendo da tutti i minuti, tutte le ore, non presentarci con questa squadra, con la squadra completa, è veramente un peccato, perché potevamo dire la nostra in una maniera concreta, posizionarci poi nella classifica nella parte sinistra. Firmi per i tre punti, una vittoria su due. Io che ero un forte sostenitore del l'importanza di vincere con la Salernitana, perché sarebbe stato un grosso volano per le partite successive, dico che dalle prossime due partite usciranno fuori 4 punti, perché ritengo che il pareggio a Cagliari sia nelle nostre corde, e poi il catino infuocato di Marassi può aiutare con il Verona, può essere il viceretè. E lì c'è bisogno di un grande pubblico col Verona, sarà una grande battaglia. Il 4 punti è assolutamente alla nostra portata, quindi non è ottimistico, è una cosa da fare. A Cagliari con attenzione, io dico che si deve mirare a vincere per poi poter essere contenti del pareggio. Se miriamo il pareggio di partenza non ce la possiamo fare. Effettivamente a Marassi abbiamo una marcia in più e abbiamo una sicurezza anche che ci dà un po' di ottimismo rispetto alle partite tutte e queste qua determinanti in particolare. Sì, continuando nel paradosso, possiamo un po' lamentarci guardando la classifica, i nostri 11 punti, possiamo lamentarci che il ciclo facile con Lazio, Milan e Napoli ci ha portato via qualche punto. Esatto. Adesso che inizia quello difficile, quei due o tre punti in più ci sarebbero serviti. Un po' più di buona sorte. Ci sarebbero serviti, insomma, diciamo la verità. Trovati. Però insomma la classifica è ancora dire, il Lecce dei miracoli, ecco, lei bravo, di Real cui Lecce. Tutti hanno favoleggiato, e addirittura il ricordo una partenza del TG1 addirittura, che faceva dirette da Lecce, voglio dire, e a due punti. Due punti non sono nulla, voglio dire, no? E noi bastava prendere il pareggio col Milan, sacrosanto, e il pareggio di Torino, lasciamo perdere quello di Bergamo. Se a Lecce invece di perdere avessimo pareggiato, noi saremmo a 12 e loro sarebbero 10. Questo è verissimo. E i due punti che abbiamo lasciato Udine. Sì, tanti rimpianti, questo sicuramente. Lecce è in caduta vera. Non solo di campionato, ma anche in Coppa Italia. Noi abbiamo analizzato la nostra partita di oggi anche in maniera serenamente critica, ma noi abbiamo vinto, il Lecce ha perso in casa, quindi voglio dire, è una caduta anche psicologica, evidentemente. Sono quelli che sono i gran premi che delle volte mettono meno benzina nella macchina per partire più forte, no? Ci sono delle squadre che fanno una preparazione così, se ricordate la Regina l'anno scorso, anche il Benevento sempre di Inzaghi, tendeva sempre a partire a steca al giro d'andata, sembrava la favola del campionato, poi faceva 7 punti nel ritorno, cioè perché non ne potevano più. Tra 4 anni fa vi ricordate il Cagliari? Il Cagliari era bisogna stare attenti alle sorprese, hai ragione Domenico, perché può succedere di tutto. Certo. C'è ancora una domanda, poi andremo a salutarci e a chiudere questa giornata di Coppa, questa giornata di Santi, comunque festivo anche per il Genoa, visto come è andata a finire. Bellingham giovanissimo, ma in campo. Fini ancora acerbo, fuori il coraggio almeno nelle amichevoli. È vero, tu fai un paragone molto importante, molto pesante. Bellingham è un giocatore così.
Però il Genoa nel suo piccolo l'anno scorso, Lipani, altri giocatori, a Cornero. Li ha buttati, cioè sì. Gilardino lui l'altro giorno ha detto io i giovani li ho buttati dentro. È chiaro che campione di Serie A, uno di 16 anni deve essere proprio sicuro. A proposito di giovani, fammi fare questa piccola riflessione. Oggi ho visto un grande stopper nella Reggiana che è di nostra proprietà, Mercadale. Sì. Quello è un giocatore secondo me pronto e l'anno prossimo spero che il Genoa se lo riporti in casa perché sono questi giocatori che poi se li fai crescere puoi forse fare anche un sacrificio e lasciare andare via qualche giocatore da 30-40 milioni se hai questi sostituti da poter fare crescere. Questo mi piace ricordarlo. Sì. Assolutamente sì. Mi sarei mangiato una sedia se avesse segnato Melegoni e c'è andato anche vicino, ahimè. Fragile Melegoni. Anche oggi non lo rimpiangiamo. No, lui può essere pure dove è o dove vuole andare. Sulla via Emilia, fra poco. Va bene così, assolutamente. Peccato perché è un ragazzo intelligente, è un ragazzo però non ha la cazzimma, parliamoci chiaro, un giocatore, un panterone in mezzo. Era stato bocciato da Gasperini, quindi. Bene, anche Blessing l'aveva, diciamo, l'aveva visto bene perché l'aveva preso su a Badarin, l'ha preso da parte, ha parlato tanto, è venuto a fare con me l'intervista, mi ha detto comunque vi saluto perché è finita lì. quindi la cosa è questa. Giorgio, tifosi anche oggi presenti, insomma è chiaro che quando giochiamo in casa poi dovremo veramente quelle partite con gli acciacchi che abbiamo, serve quello. Abbiamo non solo gli abbonamenti di altissima livello, ma abbiamo la presenza sempre di sold out anche con le squadre, abbiamo visto la Salernitana, quindi non è merito di un'eventuale integrazione degli avversari con, come dire, tifosi di fuori, no, siamo tutti noi che riempiamo lo stadio, meritiamo quindi delle prestazioni ad alto livello e devo dire la squadra titolare è una squadra buona rispetto a quelle di pari livello. La nostra squadra titolare secondo me ha le individualità più forti. Certo, gli infortuni selezionano. Assolutamente sì. Con questo atto di ottimismo di Giorgio Guerrello, che stasera è il nostro capitano, chiudiamo la trasmissione. Ringrazio Andrea, ringrazio Daniele, grazie, Domenico, serata, Giorgio, naturalmente grazie. Regia Filippo grazie Rossi e Tiziano. Adesso arrivo col cognome Zerbinati, eccolo qua. Grazie a Tiziano, sempre gentilissimo. Il famoso padre Zerbinati. Lui è una T sola, credo che sia. Quindi è così. Va bene, vi rimando tutto a mercoledì prossimo, naturalmente con Gradinata Nord. Domenica saremo in onda, allarme aspettando che arrivi il sole, insomma in questa regione un po' martellata, ma domani proprio per l'allerta arancione noi siamo pronti come sempre dalle 8, una lunga non stop, una lunga diretta per informarvi su tutto quello che accadrà. Allerta rosso-blu facciamo. Allerta rosso-blu, speriamo che non ce ne sia bisogno dell'allerta rosso-blu. Con questa battuta ci finiamo, buona serata a tutti, grazie di averci seguiti, arrivederci.